si nasconde nel sottosuolo, forse. Il polo sud di Marte regala un nuovo spunto per i cacciatori di tracce di vita sul pianeta rosso. Una scoperta italiana pubblicata sulla rivista scientifica Nature Astronomy ha rivelato che sotto la coltre di 1,5 km di ghiaccio della calotta polare meridionale marziana si estende una rete di laghi verosimilmente salati. La scoperta è avvenuta grazie al radar MARSIS della missione europea Mars Express. Cosa ci dice questa scoperta riguardo a Marte, oggetto del desiderio delle agenzie spaziali di tutto il mondo per le missioni del futuro? Ne abbiamo parlato con Roberto Orosei dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, a capo del team che ha portato alla scoperta della rete di laghi. I dati usati per questa scoperta, spiega Orosei, sono quelli che nel 2018 avevano svelato la presenza di acqua. Tecniche nuove hanno reso possibile capire molto di più. La prima buona notizia è che abbiamo confermato la scoperta in un modo che è indipendente. La seconda è che non è un unico lago, ma ce ne sono anche altri. L'importanza di quest'ultima cosa è che un lago solo, scoperto così in mezzo al niente, nel più totale deserto all'intorno, doveva essere lì, doveva costituire un fenomeno eccezionale, qualcosa che si era formato per circostanze straordinarie e non comuni, mentre vedendo che ce ne sono degli altri cominciamo a pensare che in realtà ci sia tutto un sistema di laghi che continueremo a scoprire man mano che andremo avanti con le osservazioni, e quindi che questa formazione dei laghi sotto il ghiaccio sia una cosa abbastanza comune e semplice nella storia di Marte, e quindi che magari c'è stata per buona parte, se non per tutta, la storia del pianeta. Questo è importante perché questo sarebbe per il meglio, per quello che sappiamo. Quindi, se Marte ha mai sviluppato la vita, e questo probabilmente era possibile nel lontano passato, quando Marte aveva un clima più caldo, era simile alla Terra, c'era acqua liquida in superficie. Ecco, se Marte quindi è riuscito, cioè se l'evoluzione della vita su Marte ha preso piede come ha fatto sulla Terra, allora nonostante il cambiamento climatico di Marte che ha portato a queste condizioni di deserto glaciale, la vita avrebbe potuto trovare rifugio lì sotto. Naturalmente noi non sappiamo cosa c'è nell'acqua, se ci fosse dell'arsenico sciolto nell'acqua, chiaro. Però almeno ipoteticamente possiamo dire così. Però Marte è un pianeta che ha avuto un mutamento climatico graduale ma drammatico. Pian piano, per la sua debole gravità, ha perso l'atmosfera, che era fatta di CO2 e aveva per questo produceva un effetto serra, stavolta benefico perché Marte è più lontano della Terra, e quindi si è raffreddato, l'acqua si è congelata e soprattutto l'atmosfera più sottile non scherma più la superficie dalle radiazioni nocive che vengono dal cosmo, inclusi il vento solare e i raggi ultravioletti del Sole, più svariate altre particelle cariche. Quindi oggi come oggi la superficie di Marte è sterile, non credo che ci sia alcun organismo terrestre, a quanto leggo, insomma, che possa sopravvivere sulla superficie. L'unico modo per la vita di sopravvivere è nel sottosuolo, protetta dalle radiazioni. E quello è un posto dove, essendoci l'acqua, la vita effettivamente potrebbe essere. Allo stato attuale non è possibile saperne di più. Ad esempio, non possiamo sapere se l'acqua di questi laghi, che immaginiamo essere salata, contenga anche elementi velenosi che renderebbero la vita impossibile. Per scandagliare il sottosuolo, lo strumento usato è stato un radar. Lo strumento che ha rivelato la presenza dell'acqua è un radar, che si chiama MARSIS, e vola a bordo della missione europea Mars Express. MARSIS trasmette a frequenza molto bassa rispetto anche ai nostri cellulari, e più è bassa la frequenza più l'onda radio riesce ad attraversare della materia. Noi siamo abbastanza abituati al fatto che col cellulare possiamo parlare anche dentro un edificio perché la radiazione passa attraverso il muro. Quando avremo il 5G, invece, ci vorranno i ripetitori dentro l'edificio, perché il 5G ha una frequenza molto più alta, mentre gli attuali cellulari l'hanno più bassa. MARSIS è ancora più bassa e quindi riesce ad andare anche attraverso 1,5 km di ghiaccio e anche di più. In realtà anche è arrivato almeno fino a 3,5 km. Questo è il principio su cui si basano anche i radar che si usano sulla Terra per osservare i laghi sotto la calotta glaciale antartica e che sono stati scoperti appunto grazie a questa tecnica. Quindi è una tecnica in uso sulla Terra, trasportata a Marte, che per fortuna ha funzionato anche lì. Certo, la ricerca di tracce di vita è avvincente,
Marte però può dirci anche altro. Potrebbe ad esempio essere una fotografia del nostro futuro. È una Terra invecchiata precocemente, ci ha detto Rosei. Quando anche la Terra si sarà raffreddata al punto di avere una crosta spessa, si perderà l'attività vulcanica, si fermerà la dinamo che mantiene il campo magnetico, saremo più o meno come il pianeta rosso e in più è stimato che nello stesso periodo il Sole diventerà una stella talmente brillante e luminosa da rendere invivibile il nostro pianeta. Succederà tra centinaia di milioni di anni. Per pensare a come fare, abbiamo tempo. Più urgente invece pensare ai cambiamenti climatici dovuti all'attività dell'uomo.